a presentare il suo primo lavoro discografico, di cui peraltro molto molto orgoglioso. Oggi pomeriggio a Radio Incontro c'è Carlo Borghesio, il nuovo singolo si intitola Dove sei e Carlo è con noi telefonicamente. Benvenuto a Radio Incontro. Ciao a tutti. Tutto questo nasce dalla tua grande passione musicale, soprattutto una passione per il rap, che nasce da quando, Carlo? Oddio, nasce più o meno all'età di 14 anni e inizio a scrivere i miei primi versetti rap e poi successivamente li ho riadattati allo stile che più mi piaceva, che in realtà era il pop, si avvicinava un po' di più al pop. Tu hai iniziato scrivendo quindi dei primi versi rap, le famose barre, come si chiamano tecnicamente. Sì, esatto. Però poi hai seguito un corso di scrittura, perché non ti sei fermato solo a quello. E quanto è stato importante riuscire a seguire appunto questa parte creativa anche sotto forma di studio? Beh sì, è stato importantissimo. Infatti se prima scrivevo del rap, a volte erano barre un po' che non stavano neanche in metrica, invece tramite il corso sono riuscito comunque a capire i fondamentali e poi da lì appunto è nato questo primo pezzo che si intitola appunto Dove sei. Esatto. Di che cosa parla questa canzone? Anticipiamola ai nostri ascoltatori. Praticamente la canzone è un monologo, è un ragazzo che parla con se stesso, dice le cose che avrebbe dovuto dire alla ragazza prima di perderla. È un amore che ormai se n'è andato e lui comunque cerca di vedere quali sono stati i suoi errori, di accettarli e appunto poi di andare a cercarla e riconquistarla. Benissimo, ci sei riuscito, è una storia vera questa, Carlo. Sì, in parte, sì, è presa in parte da una storia vera, sì. Beh, tu sei giovanissimo, hai mi pare 23 anni, se non ho letto male. Sì, 22. 22, sì. Quindi ti invecchiavo di un anno, quindi credo che le esperienze anche dei tuoi coetanei possano essere tranquillamente trasformate in questo brano. Esatto. Il messaggio è per loro, diciamo. Che sia una storia che bene o male ci siamo passati un po' tutti, chi meno, comunque. Bene, e tu questo lavoro lo stai facendo uscire con un'etichetta discografica e collaboratori che presumo vorrai ringraziare, li citiamo magari, certo, in questa intervista. MM Line Production con Maria Totaro, sì. Hai avuto un bel team di lavoro. Mi hanno dato la spinta, mi hanno aiutato tantissimo in questo lavoro qua, sì. Quando hai ricevuto la prima copia del tuo singolo hai detto che è stata adrenalina pura, ma credo che questa sia solo l'inizio di una storia d'amore, esatto, con questo tipo di lavoro, giusto? Che ti aspetti dal futuro? Beh, dal futuro allora, intanto per adesso i progetti è quello di far conoscere a più persone possibile il mio singolo, vedere un attimino il riscontro che ha, sperando che possa piacere ovviamente la maggior parte, e poi di non fermarsi, di continuare a scrivere. Infatti adesso sono già al lavoro con altri progetti, sto portando avanti altri testi e che spero farò uscire prossimamente. Quindi un lavoro che ti aspetta, uno appena concluso, che si affaccia al mondo invece del download, che noi speriamo abbia tantissime visualizzazioni. Ti facciamo ovviamente i nostri in bocca al lupo e ti chiediamo, come lo chiediamo ai nostri artisti emergenti che ospitiamo nelle nostre trasmissioni, di presentare tu il tuo singolo come fossi lo speaker e quindi di invogliare tutti ad ascoltare il tuo brano. Vai pure. Allora, state ascoltando Dove sei di Carlo Borghesio, buon ascolto e mi raccomando andate a visualizzare il più possibile su YouTube, Spotify e iTunes. Dove sei? Non so neanche se mi ascolterai. Capirei. Io di me non ti ho parlato mai. Ora sei così distante, colpa delle mie mancanze, il silenzio tra me e te. E pensare a quell'istante mentre svuoti le tue stanze e uno sguardo non c'è. Ti
ricordi fanno male, il cuore è stanco di aspettare un ritorno che non c'è. Mentre aspetto un tuo segnale, cercherò di rimediare rispondendo ai tuoi perché. Ma ora parto e ti cerco perché ho scoperto me stesso ed è simile a te. Che siamo come due specchi, riflessi uguali ma opposti, e tu sei parte di me, sei parte. E sarà l'orgoglio come un'onda che sbatte sullo scoglio, perché sei forte, che sei come roccia, ma so che ti può scalfire anche una goccia di pioggia. E la notte, sai, ti penso, quante volte ho promesso che il mattino seguente non sarei stato lo stesso. Ma ora parto e ti cerco perché ho scoperto me stesso ed è simile a te. Sei parte di me, sei parte di me, di me, di me. E tu sei parte di me, di me, di me. Dove sei? Non so neanche se mi ascolterai.